Oggi apriamo ufficialmente questa 5 giorni dedicata al concorso lirico internazionale di Giuditta Pasta e l'associazione Culturalmente e Musicalmente ha deciso di dedicare una serie di eventi collaterali che ruotano intorno a questa soprano straordinaria che Saron ha avuto la fortuna di avere tra i suoi abitanti. Ho chiesto al nostro grandissimo artista, come ama lui definirsi, artigiano creativo, che è una bellissima definizione, di far parte di questa grandissima iniziativa che aiuta sempre a promuovere anche gli artisti sul territorio, e Fabrizio ha accettato, devo dire, con entusiasmo. Neanche ho finito la telefonata e subito ha detto sì, io ci sono. Allora, ci vuoi raccontare per Piero cosa sarà di fatto, in cosa consisterà la tua performance di oggi? Ma semplicemente non farò altro che fare un dipinto, ritrarrò la Giuditta Pasta a modo mio, come lo so fare io, in pochi minuti, ascoltando un brano musicale. Tutto ciò è questo. C'è da dire una cosa bellissima, che Fabrizio ha poi accettato di omaggiare questo quadro, che durante la finale del concorso sabato sera verrà estratto a sorte tra i partecipanti della serata e chi il fortunato si aggiudicherà questa opera fantastica del maestro Vendramin. Buonasera, buonasera a tutti, siamo felici di avervi qui, io sono l'assessore alla cultura, vi porto i saluti del sindaco che fra poco arriverà e siamo qui oggi perché è iniziato proprio stamattina, sono iniziati una serie di eventi collaterali, li abbiamo chiamati così, non meno importanti di quella che poi sarà la serata finale, eventi collaterali che vogliono coinvolgere tutta la città e anche le scuole in quello che è questo progetto, diciamo un progetto davvero importante, imponente, che l'amministrazione ha fortemente voluto in collaborazione con il teatro. Per cui questa sera siamo qui e in Casa Morandi, vedete questa è la sala Nevera e iniziamo con una performance di un artista che è molto conosciuto e quindi ho qui Fabrizio Vendramin. È molto conosciuto perché è un artista che nel 2011 ha vinto Italia's Got Talent, ma non sto qui a raccontarvelo perché probabilmente l'avrete tutti già visto all'opera. È un performer per cui riuscirà a sorprendervi stasera con una delle sue magnifiche, diciamo, realizzazioni, creazioni, ecco, diciamo così. Però prima ancora di lasciarvi a questo momento così importante, corre l'obbligo di ringraziare il dottor Cavallari che è qui, perché come vedrete tra poco più di mezz'ora, diciamo tra un'ora, inaugureremo una mostra, una collezione che il dottor Cavallari ci ha gentilmente concesso. L'abbiamo qui, l'abbiamo allestita nel foyer del teatro, per cui non vi anticipo nient'altro, vi invito a rimanere e così ad andare avanti in tutta questa che è la prima giornata di tutti gli eventi che ci porteranno poi fino a sabato. Ho rubato troppo tempo. È un classico, però il presidente ruba più tempo di me e quindi mi tranquillo. No, beh, io dico soltanto due parole. Diciamo che era ora che effettivamente il teatro possa incominciare a risorgere attraverso questo tipo di attività. È un obiettivo che l'amministrazione aveva dato da quando mi sono inserito come presidente, cioè quindi quello di dare maggiore visibilità alla città di Saronno attraverso degli eventi, oltre chiaramente la stagione e tutta la programmazione che facciamo. Credo che questo inizio sia il miglior inizio che la città si potesse aspettare e la cosa importante è che finalmente si è riusciti a mettere insieme delle collaborazioni. Delle collaborazioni importanti come quella dell'amministrazione con l'ufficio cultura, la collaborazione di un'associazione salonnese e il teatro, quindi questo vuol dire che se le cose si uniscono
si fa sempre fatica, perché vi garantisco che è un concorso abbastanza faticoso questo, però alla fine i risultati si ottengono. Sarà primo, ci auguriamo, perché abbiamo nei progetti tantissime belle cose per tutti quanti voi, per la città di Salorno, per il teatro e per tutto. Il fatto stesso che questo concorso poi sia anche riempito, diciamo, da una mostra, da una collezione privata dedicata alla Giuditta Pasta, credo che sia probabilmente il massimo che avremmo potuto ottenere in questa prima edizione. Effettivamente, guardando i cimeli, che poi dopo tutti voi avrete modo di vedere, di ascoltare quello che vi verrà spiegato, bisogna dire che c'è tanta storia qui, e per noi la storia è importante, il teatro è importante, il teatro è storia, il teatro è cultura, quindi non c'è miglior posto per poter portare questo tipo di iniziative. Stop, finisce. Adesso c'è la grande qui. No, solo una cosa. Allora, la fantastica Giuditta Pasta che ci farà il nostro artista verrà omaggiata sabato sera in occasione della serata conclusiva, che è quella poi, insomma, la serata che catalizzerà i finalisti e quindi con arricchita dal concerto con l'orchestra sinfonica, e ai quali invitiamo tutti a partecipare. L'entrata è gratuita, con iscrizione a teatro anche a mezzo di una telefonata. Ci sono i posti assegnati e quindi ci aspettiamo. Esatto, ci sarà sorteggiato un fortunato che si aggiudica l'opera di Fabrizio. Sarà proprio uno di loro, chissà. Esatto. Vediamo. Facciamo un grande applauso. Credo che sia stato altrettanto per tutti voi, e quindi diciamo che iniziamo in questa maniera questa lunga carrellata di eventi, e niente, allora procediamo con tutto quello che ci aspetterà ancora a tra poco questa sera. Grazie ancora. Grazie. Certo, sì, certo. Grazie mille.